Parental Radio. The Rambler will bring you, the Rambler will bring you. Rambler Web Radio. Alta Fedeltà, un programma di Andrea Parodi su Verano Web Radio. Oggi siamo in compagnia di un ospite davvero speciale, che tutti i giorni alle 18 si mette alla finestra del suo appartamento di Via Fauché a Milano e comincia a suonare la tromba. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. E prima di cominciare questa intervista con Raffaele Köhler, gli chiederei di suonarci O mia bella Madunina. Davvero commovente, Raffaele. Quindi tutte le sere alle 18, ancora adesso tu continui a suonare dalla tua finestra? Sì, i concerti delle 18 continuano e continueranno fino a che il vicinato continuerà ad apprezzare queste performance dalla finestra e continueranno fino a che anche le persone con le quali sono in contatto attraverso i social continueranno ad apprezzare anche loro. Per me questi 10 minuti delle 18 sono veramente un momento molto importante perché riesco a stare in contatto con tantissime persone, a partire dalla mia famiglia, amici più lontani geograficamente e tutto il vicinato. E poi c'è uno scambio culturale veramente incredibile con musicisti da tutto il mondo e musicisti che ho anche conosciuto nel bellissimo Buscadero di luglio 2019. Quindi per me è veramente un momento toccante e unico che ci tengo a portare avanti fino a che sarà apprezzato e fino a che potrò anch'io, perché poi quando riprenderanno i concerti, insomma, sono pronto a ripartire a trombe spianate. Veramente un momento toccante e unico, questa tua immagine con la tromba dalle grate, mentre suoni dalle grate della finestra, ci ha commosso tutti. Ma com'è nata questa cosa? Io mi ricordo di un primo flash mob e mi ricordo anche che ti avevo scritto e ti avevo detto che volevo sentire la tua tromba arrivare fino a casa mia, e così è stato. Eh sì, è vero Andrea, tu mi hai scritto: guarda, ti voglio sentire fino a Figino. E io ti avevo detto assolutamente proverò a soffiare più forte che posso. Poi appunto quel giorno lì, che era il 13 marzo, mi ricordo bene, e appunto tante persone mi avevano chiesto se per caso mi sarei esibito in questo flash mob, e ho detto sì assolutamente, mi sembrava una cosa strapositiva, nel senso io ero qui a casa da solo con la tromba calda e pronta ad uscire dalla finestra, e quindi ho detto molto volentieri. Poi nel frattempo mi ha contattato anche Ambima, l'Associazione Nazionale Bande Autonome Milanesi, e mi ha chiesto se mi avesse fatto piacere se arrivavano dei giornalisti sotto casa. Gli ho detto guarda, per me è solo un piacere, figuratevi, anzi a disposizione. E allora mi avevano chiesto di suonare questa O mia bella Madunina. Io l'ho suonata veramente a squarciagola e con tutto il cuore in mano, e devo dire che poi la persona che ha fatto questo video, un bravissimo giornalista di Repubblica, Lattanzi,
veramente ha saputo descrivere con le sue immagini veramente un momento veramente particolare. Quindi le mie note unite alle immagini di questo bravissimo giornalista hanno fatto il giro del mondo e per me è stato veramente un momento importantissimo perché penso di aver interpretato un messaggio di noi milanesi, ma penso di tutta Italia, non più quello dei milanesi, insomma, che producono, corrono, ma dei milanesi, insomma, con tanta nostalgia, con tanta, come dicono i brasiliani, con tanta saudade. In questo periodo ci sono state anche delle ricorrenze importanti, il 25 aprile e il 1 maggio. Hai suonato qualcosa a tema per queste occasioni? Eh sì, Andrea, il 25 aprile e il 1 maggio sono state due feste veramente speciali qui in questa via, in via Fouché, dove abito io a Milano. E il 25 aprile addirittura sono arrivate anche le telecamere della Eurovisione e hanno ripreso la mia suonata, ma anche una bellissima cantata da parte di una vicina. Noemi, che ha fatto veramente una bella ciao, solo voce incredibile. Poi io anch'io ho suonato la mia bella ciao e finita la mia bella ciao, ha suonato una vicina di casa, una violinista, una bambina piccolina, che ha suonato appunto il violino ed è stato bellissimo. Poi quando lei ha finito ho attaccato un fischio al vento e tantissime altre canzoni partigiane. E poi, quando è arrivato il 1 maggio, mi sono preparato tutto un concerto per, insomma, onorare i lavoratori. Io, ripeto, essendo categoria musicista, faccio parte della categoria vitelloni, però ci tenevo a omaggiare appunto i lavoratori e ho suonato a tutto volume, squarciagola, la mia canzone preferita, che metterò anche nel mio futuro album che farò con la Raffaele Köhler Swing Band ed è l'Internazionale. Adesso ve le faccio sentire tutte e due. Bella ciao e anche l'Internazionale.
Grande, grandissimo Raffaele, davvero, davvero emozionante. E poi mi è piaciuto tantissimo, mi stai facendo sognare a pensare a questa nuova Milano, o meglio, una Milano d'altri tempi che si sta riscoprendo, perché emerge una dimensione di quartiere che forse era sotterrata e nascosta da molto altro, dal traffico, dai rumori. L'immagine di te che canti che suoni la terrazza, della vicina che canta, della bimba al violino è davvero straordinario. Questi live ti hanno dato una grandissima popolarità. Tutte le mattine sei in collegamento con Radio 24, di te hanno parlato i telegiornali da tutto il mondo. Sei stato a Report, a Domenica In, persino da Barbara D'Urso. E cosa mi sto dimenticando? Eh sì, devo dire che questo video di questa mia suonata di O mia bella Madonnina ha fatto proprio il giro del mondo e ha toccato le corde emotive di tantissime persone, perché in questo lockdown alla fine siamo stati tutti coinvolti, sto parlando di tutto il mondo, e quindi tantissime testate giornalistiche, trasmissioni televisive, radiofoniche mi hanno voluto invitare sempre rimanendo da casa, ecco, non sono mai uscito, non sono mai andato a nessuna trasmissione, diciamo, in uno studio, sono sempre venuti loro qui, oppure attraverso Skype o altri mezzi tecnologici, come stiamo facendo adesso, e mi hanno chiesto di partecipare risuonando questa canzone, suonando anche delle cose mie personali. E per me è sempre un onore, insomma, poter partecipare mettendo la mia musica, cioè, insomma, dove posso suonare, io sono felicissimo e mi fa piacere che cioè, questa cosa musicale si possa diffondere il più possibile. È solo un grande onore per me. Quando si dice saper trasformare un problema in un'opportunità, però il periodo è stato molto difficile anche per te, che hai vissuto questa quarantena lontano da tuo piccolo figlio Anteo, che non ha neanche 2 anni, e da tua moglie. Siete riusciti finalmente a rivedervi? Allora, beh, l'opportunità è quella che mi capita tutti i giorni, l'opportunità di suonare, che poi sia da casa e poi che arrivi in tutto il mondo, oppure sia una festa anche per sole 2 persone, anche per una persona, oppure in un grande teatro, oppure per strada a fare busker, per me l'opportunità è quella sempre di suonare in qualsiasi situazione. E poi devo dire, sì, questo lockdown è stato veramente difficile, è tuttora difficile, ancora non ci siamo ricongiunti perché non vogliamo affrettarci, io appunto con la mia Bettina e il mio Anteo, non vogliamo ancora affrettarci, fare le cose di fretta perché non sappiamo ancora veramente che cosa succederà. Questa fase 2 è solo appena iniziata e noi vogliamo andare coi piedi di piombo e fare tutte le cose nella maniera che insomma nessuno rischi niente, perché insomma la cosa più importante è veramente salvaguardarsi, e poi avremo occasione di rifarci per tutta la vita, di momenti da vivere insieme. E anche, devo dire, anche in lontananza comunque abbiamo vissuto dei momenti proprio belli anche insieme, proprio sentendoci lontani ma vicinissimi come famiglia veramente. Ogni giorno che sento la Bettina Anteo, insomma, mi commuovo, e infatti non vedo l'ora che ci ricongiungeremo, sperando che le cose appunto anche migliorino e tutti possiamo stare meglio, ecco. Pensi che ti mancherà tutto questo in qualche modo quando torneremo alla normalità? No, devo essere sincero, assolutamente non mi mancherà lo ricorderò come un momento particolarissimo che ho vissuto, che abbiamo vissuto tutti quanti, un momento di collettività che sicuramente nessuno se lo dimenticherà, e lo racconteremo anche ai nipoti e bisnipoti. L'unica cosa che sicuramente mancherà è quest'aria pulita, incredibile che c'è stata a Milano, e mi sa che non la respireremo più così buona, ce la sogneremo, ecco. È stato veramente un momento dove
anche di riflessione, perché forse magari qualcosa si può fare per migliorare la situazione ambientale di questa città, di tutta la regione, di tutta Italia e anche di tutto il mondo, insomma. Però diciamo che qui a Milano in Lombardia soffriamo di un inquinamento e purtroppo abbiamo visto anche le brutte conseguenze che ci sono state, anche sia legate al virus che anche purtroppo alla situazione ambientale che sicuramente non ha favorito appunto le guarigioni o quant'altro. Verissimo, Raffaele, dovremmo impegnarci a fare qualcosa per imparare questa lezione e fare qualcosa per l'ambiente, ma è altrettanto vero che io so quanto ti manca suonare in mezzo alla gente, perché tu sei un musicista puro che vive di musica e di contatto. E raccontaci tutto di te, quando hai cominciato e perché hai cominciato a suonare la tromba. Allora, la mia passione per la tromba nasce per caso, perché mia mamma un giorno torna a casa, aveva visto un ragazzino amico di famiglia che suonava la tromba, che aveva la mia stessa età, e tornando a casa ci raduna tutti noi tre figli, mio fratello più grande e mia sorella più piccola, e chiede: ma se io compro la tromba, poi qualcuno la suona? Mio fratello già suonava la chitarra e dice di no. Mia sorella era piccolina, era disinteressata in quel momento alla musica, e ho detto io. E allora poi siamo andati a comprarla. Quando poi l'ho presa in mano, ho proprio sentito proprio l'ottone sulle mie mani, ho detto: con questa io mi guadagnerò da vivere. Poi da lì è stata una fortuna dietro l'altra, perché in pratica la fortuna è stata quella che mio padre, i miei genitori erano separati, mio padre aveva una collezione di dischi jazz infinita, e fa: ma sai cosa c'è? Ti regalo tutti i miei dischi. E mi sono ritrovato con una collezione di più di 500 dischi di jazz incredibile. Quindi fate conto, i miei pomeriggi passavano tra suonare la tromba e ascoltare dei dischi veramente incredibili, ma poi dei dischi proprio, non so, sia di edizioni giapponesi, tedesche, comunque proprio dischi di una qualità sonora incredibile, anche se erano pieni di polvere, perché poi io insomma non li trattavo proprio benissimo, però me li sono praticamente mangiati, ecco. E poi ho avuto la fortuna di studiare con un grandissimo trombettista privatamente, che è il maestro Emilio Soana. Poi ho avuto la fortuna di entrare in conservatorio, di incontrare il mio grande amico e collega Luciano Macchia, con la quale abbiamo fatto miliardi di gruppi insieme, tra cui adesso quello nuovo degli Slide Pistons, che è un gruppo veramente a bomba, che abbiamo debuttato in Toscana insieme a Bobo Rondelli, insieme appunto a te Andrea e a quei fantastici ragazzi americani che avevi portato con quegli strumenti vintage incredibili. E niente, quindi è stata tutta una serie di fortune, e la mia fortuna è stata la tromba. E fuori dalla musica, quali sono le tue passioni? Hai sempre solo fatto il musicista? Sì Andrea, io ho fatto solo ed esclusivamente il musicista, purtroppo non ho molte altre doti, ecco, ho sempre perso tempo dietro la musica però le mie passioni, diciamo, al di fuori della musica, beh, amo tantissimo godermi film, il cinema. Poi, come si può ben vedere dalla mia fisonomia, mi piace la buona cucina. Non sono un bravo cuoco, ma sono un buon gustaio. E poi mi piacciono molto le belle donne, e infatti anche in quello sono molto fortunato, perché sono insieme alla più bella donna del mondo, che è Bettina. C'è da dire che appunto ho avuto questa fortuna di capitare a Mantova ed incontrare la più bella ragazza del mondo, e anche lì, grazie alla tromba, ho avuto questa grande fortuna. Una cosa incredibile è che tu suoni praticamente tutti i generi musicali e in tantissime formazioni diverse. Passi dal jazz allo swing, dal funky alla canzone d'autore, dalla musica messicana a quella balcanica. E
Tutti questi generi ti piacciono allo stesso modo? Sì, allora, tutti i generi che hai appena elencato mi piacciono tutti quanti, ognuno alla sua maniera, perché ognuno poi è legato a un tipo di cucina. Ad esempio, quando vado a suonare messicano sono sicuro di mangiare delle cose spettacolari messicane, quando faccio musica balcanica spesso mi capita anche di mangiare delle cose balcaniche. E quindi ogni ritmo ha il suo sapore. Io la cosa che faccio è quella di suonare sempre nella mia maniera, di non cambiare stile. Io comunque suono alla maniera di Raffi, e poi sotto magari c'è la musica messicana, sotto c'è la musica balcanica, sotto c'è la musica swing, però io continuo a suonare nella mia maniera. Questo è il mio segreto di fare tanti generi di musica, perché se poi invece vuoi provare a fare proprio uno stile, allora lì ci devi dedicare anni e magari anche tutta una vita, e non basta. Invece io suono alla mia maniera, esportandola in tutti i generi di musica. E qui, Raffaele, sta la tua grandezza, riconoscere immediatamente il tuo timbro, il tuo suono, a prescindere dal contesto in cui stai suonando. Sei veramente un fuoriclasse. E oltre alla musica c'è anche il teatro, e proprio in questi giorni doveva partire uno spettacolo nuovo con Gianfelice Facchetti. Sì, oltre alla musica ho la fortuna di collaborare con il teatro, sempre musicalmente. Ad esempio, quando mi ero appena diplomato avevo partecipato a un musical bellissimo che era Fame, Saranno Famosi. Interpretavo proprio la parte di un ragazzino che studiava in un'accademia musicale. Appunto, io ero appena uscito dal conservatorio, quindi diciamo che ero perfetto per il ruolo, era scritto proprio per un trombettista. E con quello feci 2 anni di tournée incredibili. Poi dopo quello partecipai al musical Gian Burrasca con Marco Morandi, il figlio di Morandi, e con tutte le musiche spettacolari di Nino Rota. Poi dopo quello è stato ingaggiato dalla banda Osiris per suonare nel loro spettacolo Banda Punto 25. Io avevo 25 anni e loro invece compivano 25 anni di carriera, e lì veramente ho capito che la musica non è solo musica, ma è soprattutto spettacolo. E quindi unire la musica e il teatro è una cosa veramente troppo forte, troppo bella. E come bellissima appunto la collaborazione con Gianfelice Facchetti, che è un ragazzo stupendo e scrive benissimo i suoi spettacoli, è un attore bravissimo, un regista veramente incredibile, ha saputo fare una squadra bellissima insieme a noi, la banda del fuorigioco. Noi lo accompagniamo in questo spettacolo che si chiama La Tribù del Calcio Show, e appunto avevamo debuttato già a Milano facendo una settimana bellissima dove lo spettacolo era stato molto apprezzato. Eravamo pronti per una tournée, soltanto che appunto questo virus ci ha bloccato, però lo spettacolo è lì pronto, e Gianfelice racconta nello spettacolo tantissimi gli aneddoti sul calcio, però visti come se fossimo una tribù, quelli che amano il calcio. Quindi da un punto di vista antropologico, in momenti molto ironici, in momenti molto invece toccanti. Quindi uno spettacolo che secondo me vale la pena vedere, perché lui è veramente in gamba, ecco, alla stoffa del padre. Raffaele, quando pensi che si potrà tornare a suonare in mezzo alla gente? Purtroppo non si può sapere quando si potrà tornare a suonare in mezzo alla gente, perché purtroppo abbiamo capito che questo virus è imprevedibile e ancora stiamo navigando in alto mare. Però mi è successa una cosa bellissima il 1° maggio, prima del mio concertino delle 18, la mattina mi ha ingaggiato una RSA di Parma, che ha tantissime RSA anche qui in Lombardia, e la Proges, e mi ha chiesto di andare a suonare in tutte le RSA della Lombardia e di Milano. Io in pratica suonavo da sotto e i loro appunto ospiti, e delle bellissime persone veramente carinissime, si affacciavano alla finestra del balcone e ascoltavano il mio concerto. E ne ho fatti 3 nella provincia di Milano e Varese, e poi sono stato in altre 2 RSA a Milano.
E poi sono andato anche nell'albergo dove ospitano quelli che escono, l'albergo Michelangelo, dove ospitano quelli che escono dagli ospedali malati di Covid e dove non possono fare la quarantena a casa, allora la fanno in albergo. E anche lì è stato molto bello perché ho suonato da sotto, poi un paziente loro, anche sudamericano, mi ha risposto con la sua tromba, quindi c'è stato questo concerto. Diciamo botta e risposta a due trombe e questo momento mi ha fatto riflettere, magari veramente si può inventare magari delle serenate magari dai cortili, posso magari suonare la tromba come faccio qui in casa, farlo magari in una corte, magari anche dalle tue parti a Figino o in tutta la Brianza o anche a Milano, come se fosse una situazione di lockdown ma con il mio concerto che si può magari esportare. Wow, sei davvero una fonte di ispirazione. Tra l'altro, sai che ho questo format che si chiama Storie di Cortile, dove organizziamo d'estate i concerti proprio nelle corti. E quindi questo potrebbe essere assolutamente uno spunto da proporre immediatamente. Chissà che appunto non riusciremo a portare Raffaele Köhler in qualche cortile e tenere vivo il festival. Un sogno da realizzare per il 2021, magari un musicista col quale ti piacerebbe collaborare. Allora, il mio progetto per il 2021, appunto, è fare uscire questo disco con la Raffaele Köhler Swing Band. Abbiamo le canzoni pronte e veramente sono molto soddisfatto sia delle composizioni sia di tutta la band. E quindi sono sicuro che verrà fuori un disco molto energico. Poi non vedo l'ora anche di fare il nuovo disco, il primo disco con gli Slide Pistons. Abbiamo fatto uscire una canzone veramente incredibile che ha scritto Luciano Macchia, poi una canzone veramente toccante perché l'ha scritta per un suo cugino che è morto in America e il papà di questo suo cugino ha chiamato Luciano e gli ha detto: "Senti Luciano, tu adesso mi devi scrivere la canzone più bella che puoi per mio figlio" e devo essere sincero, Luciano ha fatto un lavoro veramente incredibile, ha scritto questa canzone che si chiama Sunrise, Sunrise. E poi c'è un video che ha fatto la Bettina, tutto animato, veramente toccante. Quindi devo dire che questo disco sarà trainato da questo singolo e sono sicuro che verrà fuori un lavoro bellissimo. Poi le collaborazioni, insomma, io voglio continuare a collaborare con i fantastici artisti con la quale già collaboro, appunto con te Andrea, con Alex, con Max Malavasi, col grande Bucifus King, con tutti quanti, insomma. E poi la cosa che mi piacerebbe tantissimo è invece fare un repeat, perché veramente poche volte mi sono trovato così bene come suonare insieme a David Bromberg, e mi piacerebbe tantissimo poter ripetere quell'emozione, perché il sound che aveva la sua band era veramente unico. E ho visto che stanno facendo le cose incredibili in America, li ascolto sempre con gran gusto. E la cosa che mi piacerebbe sarebbe rincontrare David e poi anche Maddox e tutti quanti, insomma. Mitchell, veramente sono tutti artisti con la quale ho il piacere di collaborare quando vengono qui in Italia, sono veramente persone speciali perché vivono la musica così proprio con spontaneità e sincerità, salgono sul palco e si divertono e possono andare avanti per ore all'infinito e sono veramente fantastici. Quindi questo sarebbe la cosa bella, insomma, coltivare i rapporti che già ci abbiamo e recuperare quelli con cui abbiamo avuto delle esperienze bellissime. Grazie, grazie Raffaele, sei davvero un grande e in bocca al lupo per tutti i tuoi bellissimi progetti da realizzare. Grazie a te Andrea, grazie a tutti gli ascoltatori. Non vedo l'ora, insomma, che ci rivedremo perché sono sicuro che appena si potrà, tu Andrea organizzerai una festa che non finisce più, ne sono sicuro, che coinvolgerai mezzo mondo, sia musicale che di ascoltatori, quindi confido che insomma tutto si possa risolvere al più presto. E adesso vi voglio omaggiare con un brano che ho inciso così proprio agli inizi del lockdown. Mi ero un po' messo a smanettare con il programma GarageBand,
ho fatto questo mio brano funky che si chiama Funkish e mi fa piacere, insomma, che l'ascoltate e magari vi possa dare un po' di energia positiva, non troppo positiva, ecco, questa fase 2. E grazie a tutti, grazie mille e buona continuazione e buona musica a tutti. Musica di Raffaele Köhler, oggi entriamo in una piccola bottega di Desenzano, sul lago di Garda. Intervistiamo Tommy che insieme alla sua compagna, Marta, ha iniziato un progetto di lavoro e di vita. El Mato, tra arte e artigianato. Buonasera Tommy, raccontaci questa bellissima storia. Ciao ragazzi, dunque io e Marta ci siamo conosciuti che stavamo studiando all'università, una decina d'anni fa praticamente, e lei poi si è laureata in scienze e tecnologie alimentari e io in filosofia, quindi avevamo due programmi e due discipline completamente diverse e un po' durante lo studio abbiamo iniziato a giochicchiare un po', a farci regali. In modo creativo, no? Cercavamo sempre di, tra virgolette, stupire, ma riuscire a creare qualcosa che non fosse solo comprato, ma appunto creato, fatto da noi. E questo ci ha fatto un po' scoprire il cuoio in una di queste sperimentazioni, no? Classici portachiavi, possiamo dire, di cuoio. E da lì siamo partiti in garage a fare qualcosina con l'idea di fare qualche mercatino, soprattutto estivo o della domenica, per spezzare un po' la routine di studio e la vita a casa con i genitori, insomma, cercare di un po' creare una valvola di sfogo, no? E che magari ci potesse dare quella paghetta, ci potesse permettere, magari facendo i mercati d'estate, di stare un po' più lontano da casa, magari in un posto di mare o comunque in un posto di lago. È partita un po' così, senza nessuna velleità, proprio come hobby, classico hobby da garage, e col filo di cotone della mamma e gli aghi, così. E questa è stata un po' la nostra partenza, diciamo nell'ultimo anno di università, appena prima di laurearci. Abbiamo iniziato, così. Tutto quindi è partito un po' per gioco, con un'idea di libertà da inseguire, e poi però ci avete preso gusto ed è diventato per entrambi il vostro lavoro. Sì, possiamo dire così, quasi per scherzo, appunto abbiamo iniziato a fare i mercati e abbiamo visto che qualcosa veniva venduto. E dopo è iniziato a spargersi la voce, abbiamo iniziato ad usare Facebook, allora non c'era Instagram, abbiamo iniziato i primi social, Facebook, abbiamo iniziato a cercare di vendere qualcosa su un negozio online, una piattaforma online che si chiama Etsy, che è una piattaforma apposita per il fatto a mano, una piattaforma americana. E pian piano, insomma, Cremona, città abbastanza piccola, è iniziata a diffondersi la voce che noi facevamo delle. Poi siamo passati dai portachiavi alle cartelle, agli astucci, e quindi passava la voce e pian piano sempre più persone iniziavano a chiederci. Quindi all'inizio gli amici, poi gli amici degli amici e così. E quindi diciamo che è partita così la cosa. Praticamente a un certo punto abbiamo capito, ci siamo guardati e abbiamo detto: questa cosa ha richiesta, perché piaceva farsi fare le cose su misura. Noi prendevamo tutto, noi non eravamo in grado di fare niente, ma prendevamo tutto, perché appunto giovani così, 20 anni, senza
nessun niente da perdere, qualsiasi cosa ci chiedessero noi gli dicevamo che eravamo in grado di farlo e poi ci arrabattavamo la notte per cercare effettivamente di portarla a termine nel migliore dei modi. E effettivamente qualcosa di buono usciva e quindi piano piano abbiamo capito che poteva esserci una nicchia di persone interessate a un mondo artigianale di questo tipo qua. E quindi da lì abbiamo fatto, diciamo, un patto con i nostri genitori, che ovviamente noi avevamo fatto studi totalmente diversi, quindi non è che facessero i salti di gioia, e anche perché appunto vengono da situazioni completamente diverse. Per dire, i miei sono due statali, per cui non è una cosa di padre in figlio, no? E allora abbiamo fatto un patto e abbiamo detto: noi ci prendiamo un anno, ci siamo appena laureati, ci prendiamo un anno sabbatico per dire, anche se poi è stato l'anno in cui forse abbiamo lavorato di più perché lavoravamo 10 ore al giorno, chiusi in un magazzino, questa volta dal garage, siamo passati a un magazzino, un piccolo magazzino senza bagno e senza riscaldamento. E abbiamo detto: in questo anno proviamo a fare questo da hobbisti ancora, quindi vendendo attraverso i negozi, attraverso il sito internet. E se noi alla fine di questo anno saremo in grado di aprirci la nostra attività, pagarci i contributi e pagarci un laboratorio a norma, allora lo faremo. Se invece alla fine dell'anno capiremo che sarà solo un hobby, andremo a cercarci un lavoro normale. E così è partito ed è da lì 2014 a settembre 2013 abbiamo preso il magazzino e a novembre 2014 abbiamo aperto la nostra società in un altro laboratorio a norma e con tutte le cose del caso, ed è diventato effettivamente il nostro lavoro. Il cambiamento fa parte del percorso di ognuno di noi, ma questa pandemia ha stravolto tutto e tutti. Molte attività sono destinate a non riaprire, c'è tanta incertezza. E voi come avete fronteggiato questa situazione? Qui sicuramente non è un periodo facile, forse è il periodo più difficile, anzi quasi sicuramente è il periodo più difficile che noi ci siamo trovati ad affrontare, anche se appunto l'attività è nata da zero, per cui insomma non è stato facile neanche arrivare fino a questo punto. E allora noi abbiamo un'attività che è sempre stata in crescita dall'inizio, e poi c'è stato il trasferimento dopo 4 anni a Cremona, che è la nostra città da cui siamo partiti, ci siamo trasferiti a Desenzano, abbiamo fatto 2 anni a Desenzano, questo è iniziato il terzo, e in quest'anno, alla fine di questo anno, ci siamo, dicembre 2019, abbiamo preso il negozio di fianco, una collaboratrice, insomma avevamo molti progetti di espansione che ovviamente sono andati un po' a farsi benedire con questa situazione. Ed è stato abbastanza critico, cioè non lo nascondo che abbiamo fatto dei giorni quasi, possiamo dire, di depressione. E come se ne esce? Non lo so come se ne esce perché dobbiamo ancora capire tutti, secondo me, la gravità di questa situazione. Quello che possiamo dire è che noi stiamo cercando, come sempre, di trovare i nostri punti forti e di limitare i nostri punti deboli, nel senso che il nostro punto forte è la qualità dei materiali, la qualità della pelle, la qualità del tessuto, materie naturali, materie che diventano più belle nel tempo, quindi la durata e l'artigianalità, quindi la possibilità di fare una cosa che altri non fanno, dare la possibilità di comprare qualcosa di pronto, ma anche di farsi fare una borsa su misura, modificarsi una borsa già esistente o scegliere colori, insomma, seguire il cliente nei suoi bisogni. E queste sono un po', secondo noi, le caratteristiche che forse ci faranno uscire, no? Da questo momento qui. E ovviamente i punti critici sono forse in questo momento qua i costi fissi. Quindi bisogna cercare di avere un'attività, una struttura snella. E noi, nella sfortuna, essendo artigiani, lavorando con le nostre mani, insomma, non dobbiamo far capo a laboratori in Cina, in India, a Taiwan, ma semplicemente noi, se riusciamo a venire qua nel nostro laboratorio, le mani possiamo farle funzionare sempre. E questo dovrebbe far riflettere molte aziende, e anche per il futuro, insomma, le scelte future. Tommy, che estate ci aspetta? E alla fine di tutto questo, che mondo ritroveremo? Questa è una bella domanda e ci sono due modi di vederla, uno molto negativo ovviamente, con una crisi, una depressione e tutto, e probabilmente nessuno, e uno invece positivo, ma nessuno dei due è per forza giusto in toto, sarà una commistione e sarà chi ne uscirà meglio e chi ne uscirà peggio. L'unica cosa che posso dire è che mi ha fatto uscire un po'
da questa depressione, da questo momento difficile, è il fatto di pensare che forse bisogna sfruttare questo momento per interrogarsi, per capire che cosa stiamo facendo, che cosa avremmo voluto fare, se forse sfruttare questo stop per ripartire in modo un po' diverso e magari fare cose che non avevamo programmato di fare o che avremmo sempre voluto fare e non abbiamo mai trovato il coraggio. E quindi anche noi faremo così, cercheremo di cambiare un po' qualcosina, piccole cose, perché comunque abbiamo una vita soddisfacente, ma vogliamo dare più attenzione a delle piccole cose che forse eravamo stati un po' trascinati in questo vortice di produzione, di cercare di fare di più, e se prima facevamo una borsa al giorno dovevamo riuscire a farne due, e alla fine ti porta a farti delle domande, e forse la verità è che insomma non c'è neanche così motivo di correre come dei matti, di togliere il tempo a tante cose belle, a tante cose, tanti hobby anche importanti della nostra vita. E poi per cosa? Per produrre di più, per avere neanche questione di avere dei soldi in più, perché alla fine non rimangono neanche quelli, e alla fine abbiamo capito forse che cosa è più importante adesso rispetto ai soldi anche. E quindi questo qui è un modo un po' positivo. Se questa crisi sarà servita anche a livello globale, anche nelle produzioni, ad essere un pochino a livello ambientale, ad essere un pochino più attenti e a migliorare qualcosa per il futuro, ne sarà valsa la pena di stare fermi e ne sarà valsa la pena anche dei grandi sacrifici che ci saranno da fare adesso. Se invece ripartiremo come prima, peggio di prima, alla rincorsa di qualcosa che forse a cui non arriveremo mai, allora sì, si può solo dire che siamo stati fermi 2 mesi, ma mentalmente siamo rimasti solo in stand-by. Ecco. Grazie Tommy per averci fatto entrare nel vostro meraviglioso mondo. In bocca al lupo a te, Marta, da Verano Web Radio, e verrò sicuramente a trovarvi. Ora magari dacci qualche istruzione su come andare a vedere, a scoprire tutto quello che fate. Ciao Tommy, a presto. Io ragazzi, io e Marta, tra l'altro, facciamo un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Verano Web Radio e niente, vi ringraziamo di averci ascoltati. Se volete fare un salto, scoprire qualcosa in più di noi, trovate El Mato Official su Instagram, ci trovate su Facebook come El Mato e trovate il nostro sito www.elmato.it. E con lo shop online è tutto, insomma, noi cerchiamo di condividere un po' quello che facciamo, sia dietro le quinte di come si fanno le borse, ma anche dare dei consigli su quello che funziona o quello che non funziona nella nostra vita, quindi magari giri anche nella natura, approccio del lavoro e come cercare di affrontare le situazioni. Cerchiamo di dare messaggi positivi e insomma, fatevi un giro e spero che vi piaccia qualcosa e vi saluto a tutti. Buona giornata e buona continuazione. Grazie ancora a Tommy di El Mato che ci ha portato bellezza e speranza, e per questo gli voglio dedicare una canzone di Ivan Graziani. Verano Web Radio torna domani, sempre alle 18, e come ogni mercoledì l'appuntamento è con Alberto Mojoli. Il tema di domani è la mamma, la figura materna nell'arte, e ancora una volta questo mi darà la possibilità di divertirmi nel costruire una colonna sonora speciale. Vi ricordiamo l'indirizzo mail veranowebradio@gmail.com. Buona serata a tutti. Che più bella non c'è. E sei così dolce. Che più dolce non c'è.